Vieni Beatrice, vieni, vieni, ti do il microfono a te. Perché sai adesso chi presento, lo sai chi c'è? Adesso c'è l'ospite, lui ci viene a trovare tanto in tanto. So che è sempre con, spesso è con noi, ma la settimana scorsa non c'era però. È la settimana che manca. Vabbè, però grazie Beatrice, me lo chiami tu? Ok, Ciccio Sax, vieni. Vieni, vieni, Ciccio. Ciccio! Ciccio, bentornato, vieni qua Ciccio, bentornato. Bene, bene, col tuo sax, tu viaggi per il mondo. Ma prima mi hai detto dietro le quinte una cosa, io spero sia di buon auspicio. Possiamo ricordarlo cosa hai sognato, quando è stato? Hai fatto dei provini per un programma che possiamo dire di cosa si tratta, tra l'altro. So che è andato molto bene, qual era il programma? Italia's Got Talent. Noi abbiamo iniziato prima però con Sicilia Got Talent, lo sanno loro? Ah, c'è il microfono chiuso, scusa? Lo sanno, Maurizio. Ah, mi si sente Ciccio? Possiamo? Vabbè, ok, ok. Allora, dicevo appunto, tu praticamente hai partecipato a Italia Got Talent, ma com'è andata? Benissimo. Benissimo, ma cos'è che hai sognato quando stavi facendo i provini? Perché io non ci credo, ma è vero? Sì, sì. Abbi il coraggio di dirlo alla telecamera. È stato la notte prima. E cosa hai sognato? Ho sognato che partecipavo ad un programma e presentava lui in una, in un'altra televisione. In una, canale 5, hai detto. Grazie, grazie, io ti ringrazio, siamo su canale 8, vabbè. Tre numeri, noi abbiamo tre numeri in più, canale 8, canale 5, mai sognato, vabbè dai. Tu invece so che sei molto sognato da tante donne, lo sapete? Lo sapete che è sognato continuamente? Su Facebook c'ha non so quanti contatti, non ci entrano più in bacheca, carissimo Dario, è vero? Come mai, come mai? Boh. Piaci, vero? Play. Può essere. Benissimo, allora è pronto il microfono per il nostro Ciccio? Si può esibire? Cos'è che ci interpreti? Un brano di George Benson, Affirmation. So che lo dedichi a qualcuno. Sì, lo voglio dedicare al mio professore di sassofono, Corrado Lamarca, e gli dico 3000 volte grazie. E poi lo voglio dedicare anche ad un'altra persona. Una donna, scommetto. A un grande presentatore, Maurizio Caruso. Ciccio Saxa, un grande!
Ciccio, vieni qua, Ciccio. Ciccio, davvero, ma che esibizione, ma complimenti. Te sei sempre un grande, davvero. Poi ricordiamo che è giovanissimo, quanti anni hai, Ciccio? 15. 15 anni, è giovanissimo, davvero, è un grande, Ciccio. Avrà sicuramente una grande carriera, vero Margherita? Noi abbiamo scoperto... Ho detto sempre che è bravissimo, diventa sempre più bravo. Perché sai, di cantanti in questo giro che noi abbiamo fatto, per i nostri casting ne abbiamo trovati tanti. Sì. Di musicisti un po' meno, a dire musicisti il vero. Sono più resti, ad esempio. È vero, è vero. Invece Ciccio ha questa prestanza, questo... Questa appeal poi piace Ma tanto alle ragazze. Prende la scena. Ti piace Dario? Ti piace Ciccio? È bravo. È forte, bravo, eh? Bravo, bravo. Salvo, te lo conosci? Sì, l'ho sentito suonare tante volte, bravissimo. Comunque migliorato rispetto a prima. Bene, bene. Ho bene. Forse studiato più questo pezzo, non lo so di preciso, però... ma lui sta continua a studiare, perché... capito, vero? Proprio questo pezzo l'ho studiato poco. E però... quindi... quindi alla grande. No, comunque va bene. Bene, io non so se la regia sono pronti, invece manderei subito un contributo. Si dice consigli per? Gli acquisti. Grazie a Ciccio Sax, a dopo, a dopo.